Ciao a tutti amici di Back to the Movies, benvenuti ad un nuovo episodio. Oggi è una puntata speciale perché abbiamo con noi un ospite che è anche un'amica, conosciamo e che seguiamo da tanti anni, ma soprattutto siamo onorati di poterla intervistare in questa puntata. Lei è Claudia Guzmano, eccola qua, la vedete già con noi che ci saluta. Ciao! E le diamo il benvenuto, la ringraziamo tantissimo per essere con noi. È con noi soprattutto perché è in uscita la sua nuova serie TV, che è L'Allieva, la terza stagione dell'Allieva, e la intervisterà per noi il nostro carissimo, amatissimo Roberto Sapienza. Back to the Movies è un viaggio tra film, serie TV, premi e festival. Vivi con noi ogni settimana il mondo del cinema. Allora, eccoci qui. Bentornati, Claudia, benvenuta. E che dire, io sono contentissima perché Claudia l'ho seguita con tantissimo affetto e anche partecipazione perché è un'attrice veramente eccezionale, di grande talento, di grandissima professionalità, di quelle attrici che a me personalmente piacciono molto perché si sono formate a teatro, ma riescono poi a essere versatili in ogni ambiente dello spettacolo. In questo caso stiamo parlando di una serie televisiva, ma Claudia ha fatto tantissime cose di cui Roberto è ansioso di parlarci. Intanto un cuore per te, grazie. Cosa chiedi? Io ho dato ancora buonasera a tutti. Devo dire che Claudia Guzmano è una predestinata perché è un'attrice per me straordinaria e l'ho capito quando nel 2014, una sera d'estate, al Roma Fringe Festival, che è un festival che si fa ogni anno qui a Roma di Teatro Off, la vidi recitare e per me è stato un colpo di fulmine artistico. Ero in ultima fila, vedendola recitare, Taddarito, e vinse anche un premio di attrice. Lentamente mi sono avvicinato alla prima fila, dicendo: ma chi è questa? E poi infatti hanno dimostrato nel corso degli anni che Claudia Guzmano è una grande attrice, poliedrica. È attrice teatrale innanzitutto, drammaturga bravissima, perché ha scritto Mozart, dove poi vinse ancora una volta come attrice, come attrice il monologo, e come drammaturgia è anche un'attrice capace di, quando va in televisione, di essere unica, perché fa più ruoli drammatici e comici a seconda dell'esigenza. È anche un'attrice di cinema, perché ha fatto il corto Franca Viola di Marta Savina, che è stato presentato nel 2017 al Tribeca di New York, ottenendo grandi risultati. E innanzitutto mi onoro di, dopo tanto tempo, dopo che ha capito che non ero un losco individuo, mi ha anche dato la sua amicizia. Quindi sono molto contento di poterlo intervistare oggi per voi. È molto emozionante per me stare con voi due in questo momento, perché oltre ad un affetto coltivato con Roberto e lasciato lì e ritrovato con te, sentirvi parlare in questo modo mi emoziona molto perché non è mai facile. È una lotta continua cercare di andare avanti con questo lavoro e non mi nascondo Soprattutto adesso, in questo periodo. che spesso si casca nel sentirsi un po' inutili, diciamo, perché appunto hai molto tempo per stare fermo, purtroppo. Beh, questo periodo non è proprio dei migliori per l'ambiente dello spettacolo in generale, però noi siamo contentissimi. Io vorrei cominciare a farti qualche domanda, perché Roberto sicuramente è pronto, riguardo questo tuo ultimo importante lavoro, e poi abbiamo tantissime curiosità da voler condividere con tutti i nostri amici. Quindi, se Roberto ha qualche domanda sull'Allieva 3, come è stato questo lavoro, insomma, cominciamo a parlarne. Allora, L'Allieva, innanzitutto dobbiamo dire che parte dai romanzi, dai grandi successi di Alice Gazzola, che erano già un grande punto di partenza. Poi è diventato L'Allieva anche un fenomeno televisivo, praticamente la creatura televisiva ha quasi mangiato la creatura letteraria di Alice Gazzola. Dopo una prima stagione di grande successo, che io onestamente avevo un po' snobbato, quando Claudia mi disse che era stata scelta per un personaggio, dissi: mi toccherà recuperarla.
ero anche convinto che Claudia avrebbe dato qualcosa in più a una serie che leggendo aveva un po' già stravolto l'impianto narrativo, e devo dire che Claudia l'ha confermato. Il suo personaggio di Erika alias Scanner, fin dalla prima puntata della stagione, dava un salto in più, era un personaggio molto, molto ricco di sfumature e che Claudia ha dato anima e corpo. Quindi volevo chiedere subito a Claudia com'è stato entrare in una serie di successo, perché già nella prima stagione l'Eva era di grande successo, come è entrata nel set, nel cast, come ha lavorato su Erika, e ci presenti il personaggio di Erika, come è stata nella seconda e poi come sarà nella terza. Mi hai fatto 4 domande in una, Sapienza, sei scorretto. Vabbè, inizio, da qualche parte inizio delle tue domande. Allora, ben sai che io non mi rendo mai conto nei posti dove sto fino a quando non ci sto, quindi quando sono stata presa sono stata felicissima, ma mi sono resa conto del grande successo che aveva quando ho iniziato a cercare notizie sulla Eva. Sì, avevo visto la prima serie, ero contenta. Non avrei mai creduto di poter entrare in un lavoro del genere. Quando sono stata presa sono stata felicissima, quando ho letto il personaggio ho avuto un attimo di calo, perché era un personaggio, se posso usare le mie adorate virgolette, negativo. Quindi era molto difficile per me approcciarmi a lei senza giudicarla. Quindi questo per me è stato un grande salto professionale. Nell'imparare ad affrontare un personaggio senza avere il minimo giudizio. Sono arrivata non solo ad avere tantissima simpatia per Erika, ma anche a capirla e anche a giustificarla. Quindi è stato sicuramente un grande lavoro di consapevolezza. E poi Erika mi ha permesso di coltivare, diciamo, i tempi comici, che è una cosa che mi piace tantissimo e che non pensavo mi piacesse così tanto, ma io mi diverto veramente a scialacore a fare Erika, e più è cattiva più io sono contenta. E poi sicuramente entrare in un cast così unito fra di loro all'inizio non è stato facilissimo, perché mi sentivo, io sono molto riservata e quindi comunque avevo difficoltà a potermi aprire. Per fortuna questa serie ha degli attori, tutti, sia i protagonisti che gli altri come me, hanno un ruolo più corale, sono delle persone veramente stupende ed è stato bello conoscersi, ha avuto il suo tempo la conoscenza, siamo arrivati a rispettarci e a divertirci veramente tantissimo a lavorare insieme, ci supportiamo e a volte ci siamo anche sopportati. Ho risposto a tutto? Quasi Guzmano. Dimmi. Ma volevo dire, mercoledì è stata la presentazione in Rai della Eva 3, che per soliti motivi sanitari è stata molto ridotta e limitata, diciamo, ai protagonisti, eventi principali, parliamo della Mastronardi e del Guanciale. Però ecco, tu, mi fa piacere che tu l'hai citati, ma ne vorrei che tu approfondissi più. La Eva è un prodotto collettivo artisticamente, che ha degli attori, secondo me, di grande valore, cioè da te Claudia. Quindi se ci racconti appunto anche gli altri attori, gli altri personaggi che sono stati basilari, insomma, un successo corale di questa assolutamente. Potrei cominciare da Emanuele Aita, che è un attore strepitoso di teatro e di cinema, è veramente un attore pazzesco e un grandissimo amico. Francesca Agostini, una grandissima attrice che ha fatto tantissimo teatro e che come tutti lotta per come me per andare avanti, è un'attrice stupenda. Poi c'è Giorgia Gambuzza, che è appena entrata nel cast, Stefano Gerossi, c'è la mia adorata Giselda Volodi, non avete idea della bellezza interiore di Alessandra Mastronardi, di Lino. Io non, guarda, questo è veramente, credo, merito di Lino ed Alessandra. Io non mi sono mai sentita così tanto alla pari come persona, come essere proprio umano, mentre lavoravo.
certo, all'inizio di imbarazzo comunque vedi una persona che ha accompagnato la tua adolescenza, la tua infanzia, in particolare Alessandra, ma Alessandra e Lino hanno questa caratteristica che è una grandissima umiltà. E mi sono resa conto che non si arriva mai ad altissimi livelli se non, se dentro non hai questa, questa bellezza. Il tuo presidio di Erika per me ha colpito non solo me, ma vedendo sui social durante la seconda stagione e nelle repliche del lockdown, colpiva perché è un personaggio che appunto partiva in un modo molto sottotono, molto per sottrazione, come si suol dire in teatro, per poi diventare altro. Allora mi ha fatto riflettere anche una tematica. Negli ultimi 10 anni si è riscoperto... Aspetta, Sapienza, ti devo dire una cosa. Ovviamente non ho dimenticato Chiara Mastalli, Fabrizio Coniglio, ci cioè sono tutti, sto parlando tutti... No, no, cita, perché è giusto, perché in questi ultimi giorni stiamo leggendo e vedremo interviste alla Mastroianni e Guanciale, che per carità rappresentano indubbiamente un prodotto molto appetibile, ma è giusto perché la leva, ripeto, secondo me, siete voi che permettete a questi di schiacciare, ecco, senza di voi sarebbe una cosa molto meno giusta dal mio punto di vista, e secondo me meritate un grande applauso, perché non è facile avere questi numeri che se fossi oggi dovessi scommettere Book of English, lunedì sera parleremo di grandi risultati. No, ti dicevo, negli ultimi 10 anni, a partire dal romanzo criminale, la mia serie Sky, si è riscoperto l'importanza di portare in televisione gli attori di teatro, come se prima non fossero importanti. Invece gli attori di teatro, Vinicio Marchionni, Francesco Montanari, tu, parliamo anche di Gomorra. Grazie per avermi acquistato. Beh, io lo penso, ma non lo penso io, ripeto, basta guardare in rete cosa si scrive di Claudia, che ha fatto sì l'allieva, ma ha anche fatto un altro ruolo, secondo me, molto bello nella seconda stagione della Mafia uccide solo d'estate, la faceva Marina Amici, che è per questo quanto dico la politicità di Claudia. Ecco, ti volevo chiedere, è cambiato negli ultimi anni, è caduto questo snobismo, perché c'era anche il problema dei colleghi teatrali che non volevano fare teatro, televisione, perché c'era, come dire, paura, è caduto questa barriera tra teatro e televisione, come è caduta quella tra teatro e cinema, o no? Ah, io ti posso parlare per me, ok? Mm-hmm. Non so se è caduta in generale, no, ho uno sguardo aperto, però sono molto sul mio sentire. Ti posso dire che io quando facevo solo teatro avevo molto pregiudizio, nel senso pensavo che le cose in teatro avessero più valore o comunque il lavoro fosse più intenso. Sicuramente ci sono modalità completamente diverse, ma io ho riscoperto un grande amore e un grande impegno in qualsiasi settore, anche nella piccola cosa che ho fatto al cinema, piccola nel senso perché era un cortometraggio, quindi sto parlando di tempo. Penso che se un attore bravo è bravo sempre. No, 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 questa. E poi non solo, ti dico anche questa cosa che per qualcuno è nuovo e mi fa un po' sorridere. Un attore bravo si ha un bravissimo regista accanto e una grande scrittura dietro. Ci sono tante componenti e la cosa bella è che poi c'è soltanto l'attore lì che magari pensano oddio come si è vestito, oddio quanto è incapace, oddio perché ha detto questa battuta in questo modo. Tu devi sempre considerare, bisogna sempre considerare che quello che va in televisione dietro c'è un buona, quella è. Se tu invece se si fa un lavoro di squadra con i registi e con i tuoi colleghi, sicuramente c'è, cioè, che importa se sei a teatro, in televisione, al cinema, cioè... Io non ho più questi confini. Le tue parole vado in cielo, in cielo dei produttori. Claudia, quanto è cambiata Erika tra la seconda e la terza stagione? E aggiungo, faccio sempre più complicata, quanto c'è di Claudia Guzmano nell'aver plasmato il personaggio di Erika, che magari in sceneggiatura è una cosa. Anzi, io sono abbastanza convinto che poi Claudia Guzmano l'ha rifatta ex novo Erika. Ce lo vuoi raccontare? Detto, siamo in pochi, quindi questo lavoro che, che hai fatto. Vuoi sapere se è cambiata? Beh, anche perché ricordiamo a quei pochi che non hanno visto l'allieva che Erika alla fine della seconda stagione, diciamo, esce fuori dal suo involucro, è una che si è preso tutto, tipo Gomorra. Guarda, posso dirti questo, io credo che negli esseri umani le maschere non siano... Cioè, una persona non ha soltanto una maschera, un solo involucro, quindi magari ne toglie uno
poi ne togli un altro, poi ne togli un altro ancora e piano piano si scopre. Credo che Erika farà questo nella terza stagione. È un personaggio sicuramente un personaggio tridimensionale, quindi insomma che noi riusciremo a scoprire come sono di fatto le persone vere, non hanno un'unica... Sì, credo che anche lei si scoprirà sotto tantissimi punti di vista nuovi nella terza serie. Io mi sono divertita più della seconda, cioè no, più della seconda, mi sono divertita tantissimo. Senti, faccio una domanda che faranno, hanno fatto tutti. Come è cambiato anche il tuo modo di approcciarsi al sul set, di recitare prima e dopo la chiusura? Anzi, poi siete, tra l'altro, Alieve 3 è stato uno dei primi set a riaprire il 4 maggio, quindi volevo chiederti le tue sensazioni, tu e i tuoi colleghi, i primi giorni a rientro, come sono stati? Io ho molto chiaro tutto prima che si chiudesse, nel senso che avevamo paura. Cioè, ci siamo proprio resi conto che c'era un problema serio e poteva essere messa a rischio la nostra salute, non soltanto sul set ma in generale nella vita di tutti i giorni. Quando siamo rientrati eravamo grati, perché prima di tutto eravamo stati bene tutti, eravamo grati alla vita perché appunto non avevamo avuto nessun problema fisico, grati perché eravamo controllati continuamente, perché ogni settimana veniva fatto il tampone, quindi comunque eravamo dei privilegiati. E contenti di poter lavorare, perché tantissime persone hanno avuto e hanno ancora difficoltà a lavorare, ma difficoltà che magari noi abbiamo lavorato lì e adesso ce l'abbiamo comunque, perché si sa, nel nostro lavoro è molto difficile la continuità. Quindi è una grande gioia, ma che c'era pure prima, sicuramente ti rendi conto di quanto puoi essere vulnerabile fisicamente. Nel senso, io per esempio ho smesso di fumare, ma perché volevo dire, scusate, vogliamo dire, noi ci siamo sentiti con Claudia durante il lockdown e anche dopo, io le dicevo, era abbastanza serio, guarda l'audio, Claudia, il primo set che riparte lì, perché durante il lockdown le repliche dell'Allievo 2 nuovamente in prima visione hanno vinto le serate in maniera epocale. Quando dico che i numeri dell'Allievo 3 saranno a tre cifre, bisognerà crederci, attesissima. Allora lei voleva scendere in Sicilia giustamente per vedere la tua famiglia, tu guarda, aspetta Claudio, non partire, guarda che il primo set che parte l'allieva. Ma io ho fatto il biglietto e sono ripartito esattamente il giorno in cui ho fatto il biglietto. Come vedi, ogni tanto ci indovino. Claudia, ma allora non ci vuoi dire nulla ovviamente per non svelare, qual è stata la scena della, diciamo, di Erika in assoluto che ti è piaciuto di più fare? Quella che ti ricordi, hai fatto, questa proprio sono felice di averla fatta, poi ti dico la mia. Non te la posso dire, ma della terza? In assoluto, se c'è, senza entrare, questa è la scena che hai sentito proprio tua, l'hai fatta pure io, Claudia Guzmano, nella vita così. Sapi, sicuramente è chiamato Sapi, come lo chiamo in confidenza. Nella terza serie c'è un particolare, ci sono veramente due scene alle quali sono molto legata, però non posso dirtele. Vabbè, mettici così, spoiler, lo spettatore. Spoiler, dici solo l'inizio, in modo che lo spettatore. Vania, lo sai da quanto mi chiede, almeno, cioè, da giugno mi chiede di fare spoiler, ma non ce la fa. Non ci riesce, ma... No, però Guzmano è una... Lo blocchiamo perché c'ho io invece una domanda. In questo momento, è un po' una domanda un po' più generale, in questo momento il mondo dello spettacolo sicuramente ha subito una grossissima botta con il Covid, tra tantissimi settori che purtroppo stanno soffrendo, quello dello spettacolo è uno di quelli che sta soffrendo più di tutti. Come la state vivendo voi in questo momento? Perché noi come giornalisti, chiaramente stando dall'altra parte, riceviamo un po' come al solito lo strascico finale, no? Mi chiedevo, stanno riprendendo invece i set in questo momento? Ci sono progetti in cantiere? Voi anche come vi state unendo in qualche modo per cercare di far ripartire non soltanto la televisione, che comunque bene o male va avanti, ma anche soprattutto il cinema e purtroppo anche il teatro, perché insomma anche i teatri stanno soffrendo tantissimo. Guarda, nel mio piccolo quello che cerco di fare è di stare attenta alla mia salute e cercare di
fare mie tutte le emozioni che mi si muovono dentro in questo contesto dove ti senti sicuramente incluso in un gruppo e anche molto emarginato dall'altro lato, perché è proprio difficile riprendere e avere tante possibilità perché sono contate, diciamo. Effettivamente nel mio lavoro io non trovo grandissime differenze, cioè avevo difficoltà prima, probabilmente avrò difficoltà dopo, sicuramente per altri che invece sono abituati ad una continuità è un grandissimo problema, conosco tanta gente che ferma da tantissimo tempo, ma sono anche molto fiduciosa e ho questa grande... sento questo grande respiro dentro, che secondo me ci saranno novità. Secondo me questo sistema, che in alcuni meccanismi era un po' arrugginito, secondo me andrà migliorato per forza di cose, e secondo me la gente ha veramente bisogno di vedere altro, di fare tanto altro, di conoscere gente nuova, di approfondire le conoscenze di chi già ha. Quello che sicuramente faccio io adesso è che ho tantissima voglia di confrontarmi con gli altri, che non è soltanto un aggiungere contatti, ma proprio avere degli scambi umani con i miei colleghi, sapere come si sentono e anche come si fa a non arrendersi, diciamo. Sì, questo forse probabilmente è l'aspetto positivo di questa pandemia, uno degli aspetti positivi, perché in effetti nelle varie categorie c'è stata una piccola spinta ad unirsi, a cercare di condividere e andare avanti. Anche noi l'abbiamo vissuta tanto con il Festival di Venezia, che ci ha dato una boccata d'ossigeno, perché abbiamo visto qualcosa, quindi... Ma sai, il grande problema è quando tu fai il lavoro che ti piace e che è anche la tua valvola di sfogo, quando ti manca, non ti manca soltanto ah ok, non lavoro, ti manca veramente la terra sotto i piedi. Il respiro, sì, manca proprio il respiro. Però mi sento veramente in consonanza con quello che hai detto, perché anche a me ho notato in tantissimi il ritorno della voglia di avere contatti, relazioni, professionali sicuramente, ma non esclusivamente per motivi professionali, anche per allargare e approfondire, capire, progettare, avere idee o semplicemente tornare a sperare che le cose si muovano un pochino meglio. Quindi in questo io devo ringraziare anche Roberto, che è stato il mio compagno d'avventura al Festival di Venezia, che ci ha fatto riprendere. Posso, Vania, prima di salutare Claudia, ti volevo dire se volevi chiederle un'ultima cosa. No, era solo un accenno, meriterebbe più spazio. Claudia con Marta Savina ha fatto, secondo me, un corto bellissimo, Franca Viola, è una storia che mi auguro abbia un futuro artistico lungo, e non so se sia ancora visibile in rete, vi invito a vederlo, perché Claudia Guzmano là fa un ruolo in silenzio, ma nel silenzio dice tantissimo. Bravissima la regista Marta Savina a rendere omaggio a una storia, è un talento unico, una storia bellissima. E Claudia è bravissima, con lo sguardo dice tutto di questo personaggio, e come diceva prima Claudia, gli ha dato grande soddisfazione, grande forza, una donna che ebbe la forza di dire no, di ribellarsi. E insomma, Claudia Guzmano, ecco, questo corto racconta tanto di Claudia Guzmano, al di là di appunto che lei ci farà ridere nella Lieva 3, sorridere e anche spaventare, secondo me, in alcune cose. E in Franca Viola si vede la donna, l'attrice, e insomma, vedetevelo, recuperatelo, perché è qualcosa di importante. Grazie. Allora, ti toccherà offrirgli la cena dopo tutti questi complimenti. Noi che siamo veramente grati di averti qua tantissimo. Ci basta questo, poi se vogliamo andare a cena fuori ci andiamo con molto piacere. E purtroppo dobbiamo salutarci qui per il momento, perché io sono sicura che avremo altre occasioni per poterci rincontrare, e spero che tu avrai sempre voglia di essere nostra ospite, perché qui da noi sarai sempre la benvenuta. Per il momento ti ringraziamo tantissimo, ti facciamo un enormissimo in bocca al lupo, anche se sappiamo che andrà tutto benissimo. Diamo appuntamento a tutti quanti per domenica 27, giusto?
Sì, domani, sì, domenica 27 su Rai 1 per il primo episodio della terza stagione dell'Allieva 3. Noi vi diamo appuntamento anche per le prossime puntate di Back to the Movies. Ringrazio anche Roberto Sapienza, amico e collega a cui siamo affezionatissimi, e seguiteci perché ci saranno nuove recensioni, il cinema sta riprendendo, nuovi film in uscita, quindi vi rimandiamo alle prossime recensioni che trovate sul nostro canale YouTube e sul nostro podcast su Spotify. Un abbraccio a tutti, un grandissimo saluto, grazie ancora a Claudia e a prestissimo su Back to the Movies. Ciao!